io sono al servizio dell'arte. L'estate del 2023 Dino mi dice: dobbiamo fare dei bagni nuovi. Ok, e chi li fa? Tu. In un sopralluogo, un nostro tecnico dice: io vi porto a un'azienda che produce dei materiali unici, preziosissimi, adatti a una struttura come siete voi. Allora, io conoscevo da tanto tempo questo meraviglioso hotel, e l'opportunità che mi ha dato la signora Beatrice, evidentemente, sapendo che noi possiamo fare delle cose importanti, io mi sono messo alla sua disposizione completamente. Io volevo sempre avere il rapporto diretto con la materia che io trasformo. Mi ricordo bene, è venuta con il signor Dino Facchini e li ho visti un po' tentennanti. Io ho cercato subito di rassicurarli perché è il lavoro che faccio da 45 anni e quindi per me non era un problema. E lei mi dice: ma siete in grado di fare questi colori che io ho bisogno di fare? Lei non si preoccupi, che noi ci pensiamo. Da un disegno preparatorio mio, presto ho visto le prove colori e anche lì una sfida dopo l'altra. Io ho lavorato almeno 15-20 giorni in laboratorio per dire ai miei uomini come dovevamo arrivare al colore desiderato. Il verde, verde acido, il colore più difficile, come Pantone. Ma sto un italiano ce l'aveva già pronto. A me è piaciuta una cosa, che a un certo punto lei si è affidata alla Stone Italiana, quindi a me. È un lavoro artigianale, anche il lavoro di un'azienda come Stone Italiano, anche se producono materiali per grattacieli, metropolitane, aeroporti. Anche loro è un lavoro artigianale del Made in Italy. I punti di forza di Stone Italiana sono proprio il tipo di materiale, un tipo di materiale che dura nel tempo. Stone Italiana mi ha dato questa sicurezza che abbiamo creato un bagno che dura nel tempo. L'ho seguito dall'inizio alla fine. La cosa mi interessava, gliel'ho promesso dall'inizio e l'ho portato fino alla fine, con qualche giorno di anticipo, con finitura del lavoro.